Nuovamente in piazza contro il governo chavista di Nicolás Maduro, ma questa volta l'impatto della manifestazione dell'opposizione venezuelana è meno forte rispetto alla marcia oceanica della scorsa settimana. Diversi cortei sono tuttavia stati organizzati in varie città del paese per chiedere il referendum revocatorio. Il popolo venezuelano vuole farla finita con questo governo, farla finita con la fame, con la miseria, con l'insicurezza e con la diseguaglianza. Le nuove proteste si sono concentrate attorno alle sedi di Caracas del Consiglio Nazionale Elettorale. Il referendum revocatorio è un diritto costituzionale, ha detto Lilian Tintori, moglie del leader dell'opposizione Leopoldo López, attualmente in carcere. Per l'opposizione il timore è che il potere chavista riesca ad impedire che il referendum per destituire Maduro si tenga entro il 10 gennaio. Questo impedirebbe di porre immediatamente un termine al suo governo. Intanto una grande manifestazione ha portato in piazza anche i sostenitori del capo dello Stato, erede di Chavez. Appoggio il mio presidente Maduro perché non possiamo tornare al passato con questa gente che non vuole nulla di buono per il nostro paese, dice una manifestante filogovernativa. La spinta dell'opposizione per far cadere Maduro deve poi fare i conti col grave scontro istituzionale in atto tra Parlamento e Tribunale Supremo di Giustizia, che giudica anticostituzionale ogni azione dell'Assemblea a seguito di alcune irregolarità nelle elezioni.